Bentrovati con la dirne informazione di Televiato Notizie. Iniziamo subito dalla cronaca, o meglio, iniziamo con la presentazione di Marta, dell'associazione Dialogos di Corleone. Abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi una volta rappresentanza di questa associazione che vedrete un po' in onda a condurre il Televiato Notizie. Marta lancia la prima notizia di oggi, che è danni del vento. Questa notte a Partenico siamo stati in giro un po' tutta la notte per riprendere quelli che erano i tetti che volavano, oppure addirittura molto più grave, un palo dell'illuminazione del campo sportivo che è caduto sulla scala antincendio della casa di riposo canonico Cataldo. Ma i particolari li lasciamo a Marta. Ingenti danni a Partenico causati dal forte vento che ha raggiunto anche i 70 km orari. Danni ingenti. Cade il traliccio di illuminazione dello stadio comunale, sfiorata la tragedia alla casa di riposo canonico Cataldo. Intanto i vigili del fuoco salvano una donna a trappeto con l'ausilio del generatore di corrente. L'intervento sul territorio di vigili del fuoco, vigili urbani, carabinieri, polizia e protezione civile. Le immagini sono ovviamente di repertorio. Ritorniamo a fare gli auguri a Donna Antonina. Speriamo che il tribunale fissi l'appello il più presto possibile e agli organi competenti di verificare, appunto come dice il dispositivo della sentenza, o il dispositivo di appello, scusate, il dispositivo appunto della richiesta di appello, se ci sono i margini per un eventuale regalo sotto l'albero di Natale dei partenicesi e apporre i sigilli alla distilleria. Passiamo all'altra notizia presentandovi Roberta, che già sicuramente conoscete. Roberta fa parte sempre della situazione Dialogos. Non è che cambia, sempre quello. No, sempre quello. Sempre quello. Allora, ci spara un poliziotto della Catturandi. La sua specialità è l'analisi dei pizzini. Alla base del gesto, difficoltà economica. Inutile la corsa dei colleghi all'ospedale civico di Palermo, dove nella sala rossa è spirato. Sulla sua scrivania... Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani ha sequestrato un centro di raccolta scommesse clandestine e denunciato a piede libero 8 soggetti coinvolti nella raccolta e nella gestione di scommesse. Il tutto l'Alcamo, vediamo il servizio. Nell'ambito di... I carabinieri della compagnia di Carini arrestano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Gian Piero Di Maria, 22enne, terrasinese, e Massimo Dallaura, 21enne, di Isola delle Femmine. Lanciamo il servizio. Continua il giro. Continuiamo con Roberto. Sì. Devo anche, dovete sapere che devo cercare di imparare a memoria i nomi, se tra le altre cose Marta della relazione riesce a farmi entrare nella telecamera, perché forse sto uscendo un po' fuori. Parliamo della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Palermo. Questa mattina una conferenza stampa, gli auguri di fine anno ai giornalisti, e non solo, ecco, grazie Marta, e non solo, perché si è fatto un po' il punto di quello che è il report 2009 della Guardia di Finanza. Tantissime sono le attività, tanti gli arresti, i numeri sono verifiche e controlli fiscali, sono stati 1438, evasione all'IVA 65, per milioni di euro ovviamente. Scoperta di base imponibile occultata a fisco per 405 milioni di euro, evasori totali scoperti 106, frodi comunitarie 15 milioni di euro, aziende sommerse, stupefacenti e quant'altro. Scendiamo nei particolari con Roberta. Quindi conferenza di stampa di fine anno da parte del Comando Regionale della Guardia di Finanza. Si tirano delle somme di un anno di attività. Una delle ultime operazioni è stato il sequestro patrimoniale del valore di 300 milioni di euro ai fiancheggiatori di Cosa Nostra, riconducibile al Canlo Piccolo. Ma vediamo il servizio. E passiamo la parola a Marta. La Procura di Palermo, nonostante le mille difficoltà più volte denunciate e la spaventosa carenza di organico, riesce a colpire la mafia ovunque e a produrre risultati eccellenti. Ma la situazione è insostenibile, lavoriamo con un terzo dell'organico. La denuncia arriva al procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia.
che nel corso della conferenza stampa per illustrare i particolari dell'operazione antimafia che ha portato all'emissione di 9 provvedimenti di fermo, ha lanciato il grido all'allarme. Rivolgo un appello al mondo della politica, ha aggiunto, perché il governo mette in atto provvedimenti urgenti in grado di consentire alla Procura di Palermo e più in generale a quelle del Sud Italia di sostenere il corpo a corpo con la mafia, che non è vinto e ha bisogno di risorse, uomini e mezzi. Siamo sotto organico del 27%, ha concluso Ingroia, rispetto al numero di magistrati che dovrebbero comporre la Procura ordinaria e la direzione distrettuale antimafia. Pensate che Marta, come del resto i suoi coetanei e compagni, è di Corleone. Sentire queste parole così forti e corroboranti contro la mafia ci fa ben sperare. Marta, sei il presente, quindi non ti fare prendere per i fondelli quando dice siete il futuro, siete i giovani, siete il presente, quelli che potete darci una mano nella lotta contro i PDM. Sai cosa sono i PDM, no? Sì. Lo sai? No. No. I PDM sono i pezzi di merda, come li chiamavano noi mafiosi. C'è la risata generale da parte dei ragazzi, la pubblicità subito dopo, ancora notizie. Ritorniamo dopo la pubblicità con una notizia dirompente che sempre Marta. La notizia è tenuta celata quanto e più dei lingotti d'oro di Stato a Fort Knox. La Procura di Palermo, supportata in parte, parrebbe, anche da quella di Milano, starebbe per mettere le mani sulla mafia palermitana dei colletti bianchi. Quelli che negli ultimi 16 anni, dopo l'arresto di Totorrina nel 1993, sono diventati potenti e ricchissimi. I riciclatori, insomma. Inchieste avviate, pare, alle ultime settimane di lavoro che abbatterebbero fortune di centinaia di milioni di euro di beni e patrimoni esposti al sole. Sicuramente gli amici Duzzo Totò. L'incontro in campagna elettorale tra i boss e il candidato del PD. Intercettazioni. Alle regionali Cosa Nostra tentò un accordo con Faraone, ma tutto fallì. Lanciamo il servizio. E apriamo adesso un'ampia pagina di politica, prima di, è anche politica quella che gli operai del consorzio Irriva Iato, della ex cooperativa, si trovano da ieri sera accampati alle pompe di sollevamento. Una brutta notte quella di questa notte, quella di vento, quella di freddo, ma come sentirete nell'intervista con il presidente della cooperativa Consorzio Irriva Iato, il dottor Pino Lombardo, ovviamente non hanno intenzione di mollare e continuare questo presidio, non solo per quanto riguarda la questione posto di lavoro, ma pensate che è anche un presidio, visto che gli impianti sono stati abbandonati da parte del consorzio di bonifica, per evitare, visto che già la diga esonda, per evitare che qualcuno possa manomettere gli impianti. A Marta, Marta chiama il servizio, Roberta chiama il servizio. Mollato l'accampamento per gli operai della cooperativa Irriva Iato, hanno intenzione di passare lì il Natale e nel frattempo controllare gli impianti lasciati in balia dal consorzio di bonifica. Intanto continua l'esondazione della diga, vediamo il servizio. Vogliamo fare una cosa? Cosa? Salutiamo papà. Salutiamo papà. Pensate al Consiglio Comunale di ieri sera che è andato in porto? No, il Consiglio Comunale ieri sera è stato rinviato per mancanza del numero legale. In prima battuta tre i consiglieri di maggioranza, si è arrivato al numero di 12, in seconda battuta, dopo un'ora, il rinvio di un'ora, manco quelli. Per cui il Consiglio Comunale è stato rinviato a questa sera. Direbbe Saverio VII, visto che questa maggioranza si rompe, la questione è l'osso. Lo sai cos'è l'osso? L'osso. Vediamo Marta come chiama il servizio. Sì. Consiglio Comunale, ieri sera a Partinico a vuoto. Per mancanza del numero legale si rinvia questa sera. All'ordine del giorno il voto che vincola l'amministrazione a uscire dalla gestione dell'APS. Intanto,